Parliamo con D'Agostino, buonasera e bentrovato. Buonasera. 4-1, una gara questa con la Palmese, sembra quasi mai in discussione, giusto nella prima parte, insomma c'è stato il vostro vantaggio e la reazione, ma poi insomma avete dilagato e portato a casa questi tre punti. Sì, oggi il risultato non si discute, abbiamo giocato un'ottima partita, quindi abbiamo avuto sempre in mano la partita, e onestamente è un risultato che ci sta tutto. Mi spiace per la Palmese perché è in grosse difficoltà, perché secondo me se non ha tre degli innesti importanti rischia di non arrivare neanche ai playoff. Quindi per noi che punti importanti, siamo sì a un punto dei playoff, però dobbiamo rimanere con il piede per terra, perché sappiamo che il campionato è difficile, il girone di ritorno ci aspetta. Un girone che sicuramente ci vedono delle insidie, quindi dobbiamo mettere più punti che sia possibile il prima possibile per infingere la salvezza. E noi, come dice Mister Ferraro, noi ci dobbiamo montare la testa, i ragazzi neanche i tifosi, perché alla lunga ci possono essere dei risultati negativi e quindi ti trovi subito sotto verso i playout. Per noi è una stagione importante questa, perché stiamo dimostrando che dopo 3 anni abbiamo saputo costruire una squadra con poche risorse, cioè, diciamo pochi, ma non pochi, attenzione. Altre squadre che ne spendono più risorse di noi, sono sotto di noi in questo momento. Quindi siamo contenti oggi, sia del risultato di oggi sia per la classifica. Mi sembra che abbiamo 5 punti più dell'anno scorso nel girone di andata, e per me è importante questo. Dopo 3 anni di Serie B abbiamo dimostrato come società che possiamo disputare sì un campionato a questi livelli, perché sappiamo anche pianificare bene le cose. È un anno, si chiude un 2019 davvero positivo per la città novese, perché la passata stagione è stata una stagione straordinaria, quest'anno alla fine con questi risultati utili in pratica chiudete davvero una posizione importante che non deve, chiaramente deve consentire a voi di lavorare serenamente in vista del girone di ritorno, come giustamente sottolineava, perché le insidie sono chiaramente dietro l'angolo. Poi non c'è l'ambizione di dover centrare nulla anche per il significato che hanno i playoff, come abbiamo più volte sottolineato. Certo è che si è intrapreso il cammino giusto, insomma, in questo dopo un inizio un poco balbettante, ecco, del cammino, altra gestione, altri programmi iniziali, si pensava forse a un campionato diverso, D'Agostino? No, il campionato era sempre quello di arrivare alla permanenza in Serie D, di non soffrire. Diverso nel senso che magari vi aspettavate a livello qualitativo il torneo, magari non, perché è sicuramente più competitivo quest'anno. Sì, è più competitivo. Noi avevamo costruito la squadra insieme a Mister Franceschini per arrivare a una salvezza tranquilla. Dopo diverse giornate c'è stato l'esonero di Franceschini, è arrivato con Mister Ferraro. Abbiamo non ricostruito la squadra perché erano pochi innesti. Squadra, c'è stata qualche partenza che purtroppo ci ha danneggiato, come Silenzi, perché Silenzi è un grande attaccante che secondo me non merita campione di Serie D. In ogni caso siamo riusciti con Ferraro a costruire una squadra, lui la chiama una squadra operaia, una squadra che corre, una squadra che lavora bene. Quindi sicuramente sarà un campionato ancora duro, però daremo sicuramente delle soddisfazioni alle nostre cose. Bisogna stare attenti anche perché giocherete qualche gara in più in trasferta. Già ripartirete in trasferta, però proprio la coda della stagione sarà in casa del Roccella, in casa del Messina, poi chiuderete in casa appunto con la Palmese, le ultime 3 gare, ecco, se ne riparlerà alla fine, però per fare i conti un po' il cammino nel girone di ritorno avrete anche questo aspetto che chiaramente le difficoltà ci saranno, perché ci sarà chi si dovrà salvare, chi magari punta a qualcosa in più lì in alto, o per il prestigio, o magari non lo so come andrà a finire questo torneo per la parte alta della classifica, anche se il Palermo insomma avrà penso poche difficoltà, anche se le distanze ora si sono ridotte al Savoia. Però noi ci dobbiamo salvare. Sì. Abbiamo 28 punti, la classifica diciamo ci sorride in questo momento, perché sai, neanche noi come società ci aspettavamo questi risultati.
In ogni caso, ho detto prima all'inizio che è un campionato lungo e difficile. Io penso che fare almeno 13-14 punti nel girone di ritorno è la nostra portata. Abbiamo una squadra costruita bene, abbiamo un grande mister, stiamo esprimendo anche un bel gioco. Gli addetti ai lavori dicono che, come l'anno scorso, che è un bellissimo calcio che sta esprimendo la Cittadinamese, l'abbiamo dimostrato nelle ultime partite con dei grossi risultati. In ogni caso affronteremo le partite una per uno, consapevoli che dobbiamo stare sempre con i piedi per terra, però i ragazzi stanno divertendo, stanno dando le grosse soddisfazioni alla società, e quindi fino alla fine dobbiamo essere vigili e attenti, perché, come si sa, nel girone di ritorno ci sono partite anche che possono finire in un certo modo, perché ognuno cerca di raggiungere i propri obiettivi, è chiaro. Obiettivi. Noi siamo la Cittadinanesi, quella squadra che vuole giocare a calcio sul campo, risultati, quindi. A livello di pubblico oggi questo derby d'Agostino, perché in Casa Balmese c'è delusione per il cammino, non so se c'è stato il ritorno. Voi... Non c'è stato il pubblico delle grandi occasioni, sì. Anche pochi tifosi da Cittanova, circa un'ottantina da Cittanova, però con le giornate di mal tempo, vento, forte, certo, palme. Questo non ha favorito nemmeno, chiaramente. Non ha favorito anche il giro del pubblico. Sì. Va bene, dai, ci saranno altre occasioni per vivere giornate di festa, perché alla fine questo devono essere queste sfide e questi derby. D'Agostino, chiudiamo con gli auguri. Prego. Sì, io faccio gli auguri a tutti gli ascoltatori, a voi, alla redazione. Grazie. Grazie. In ogni caso, a me dispiace oggi aver giocato questo derby qui a Palme. No, dispiace di averlo vinto, però trovare una squadra della Cana in una situazione in difficoltà, così, sì. In difficoltà mi spiace tanto, anche le cose che tendono a essere. Il calcio è questo, è quello del calcio, quindi...